Beh, noi stiamo parlando di sostenibilità integrata nel nostro piano strategico, nel nostro business. Oggi qui a Milano è un esempio, qui a Milano oggi si è parlato di urbanizzazione, stiamo parlando di come possiamo come azienda dell'energia guidare una transizione energetica. Sappiamo qual è l'importanza delle città, non solo nel futuro, che è un futuro di domani mattina, ma già di oggi. Sappiamo quanto è importante immaginare la città del futuro. Una città più sostenibile, una città smart si dice, o resiliente. Beh, Milano ha un manifesto portato avanti da un'amministrazione molto attenta e sensibile su queste tematiche. Sappiamo benissimo l'importanza dell'efficienza energetica, l'importanza di una mobilità diversa, una mobilità elettrica che implica tantissime cose. La mobilità elettrica ci aiuta per bilanciare l'energia rinnovabile che sta sulla rete e che può essere usufruita da tutti, ma è anche importante immaginare in maniera creativa gli utilizzi che le persone che vivono in una città resiliente e smart possono fare e di cosa hanno bisogno. E non possiamo immaginarlo da soli, lo dobbiamo fare insieme ai cittadini e alle persone, pensando anche di ridisegnare il nostro futuro in maniera innovativa, tecnologica, sostenibile, ma anche umana. Ed ecco perché l'umanesimo al centro, quindi capire le identità delle persone, di come insieme possono condividere e quello e vivere, è quello che ci aiuta a disegnare una città sostenibile per oggi e per domani. Ultimissima cosa, dottoressa, diciamo dei format come quello di Blue che tributa quest'anno, del quale ci auguriamo ci siano anche dei seguiti. Secondo lei che tipo di funzione possono avere nel coinvolgimento sia dell'opinione pubblica ma anche delle imprese? Ah, io l'ho trovato straordinario, geniale, anche per dove è, perché siamo all'interno di un contesto veramente urbano, siamo all'interno della metropolitana di Palestro e quindi è esattamente la direzione che tutti quanti ne auspichiamo. Noi parliamo sempre di open power, che vuol dire aprirci, aprire le nostre energie, ma aprirci al dialogo con gli altri. Questo è un esempio dove il discorso non può essere autoreferenziale, fatto dai soliti tre attori, ma deve essere allargato a quella che è la cosiddetta società civile, per cui è un format fantastico che io mi auguro di rivedere spesso e non soltanto durante la Design Week, ma un po' in tutte le cose che facciamo in una città bella come questa.